8 settembre 1943, una data indimenticabile. 8 settembre 1943. Viene dato l'avviso al mondo che è stato firmato un armistizio tra il Regno d'Italia forze alleate, gli inglesi e gli americani. L'8 settembre 1943 il mondo viene avvisato che il Regno d'Italia ha accettato la resa incondizionata, ha firmato l'armistizio con gli inglesi e con gli americani. Motivo per il quale la monarchia si aspettava la reazione del Terzo Reich, perché il Terzo Reich, Adolf Hitler, il nazismo, non era contento che l'Italia, il Regno d'Italia, si fosse sfilato dalla guerra, capito? Non era contento. E allora il re, poco dopo l'8 settembre 1943, il re e la corte hanno fatto le valigie, e sono scappati a Brindisi, capito? Il Regno d'Italia ha avuto la sua sede a Brindisi, nelle Puglie. Perché la monarchia aspettava le reazioni del nazismo, perché c'era mica da scherzare con il nazismo, il nazismo stava facendo la Shoah, la Shoah, il nazismo, in tutta Europa faceva la Shoah, dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei europei messi prima nei lager, poi nelle camere a gas e poi lassù, nei forni crematori. Non voleva fare quella fine lì, capito? Per cui il re ha fatto le valigie, lì stava al Quirinale, il re a Roma, sono andati attraverso l'Abruzzo, poi in Abruzzo sono andati arrivati al mare, hanno preso una nave con la corte, tutta la corte, sono andati a Brindisi, perché a Brindisi erano già sbarcati gli alleati. Stavano al sicuro, li capito? Prima dell'8 settembre erano successe cose molto brutte, molto brutte. Prima dell'8 settembre 1943 cose molto brutte. Ai primi di luglio del 43 le truppe alleate anglo-americane erano sbarcate in Sicilia. Il duce aveva detto: noi li lasceremo su Bagnasciuga, no, 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 no. Ah, povero Duce, povero Duce. Come per la guerra alla Grecia che aveva detto: noi spezzeremo le reni alla Grecia. Non andò così. E così gli alleati non furono lasciati su Bagnasciuga, ma sbarcarono in Sicilia. Pensate voi, il Regno d'Italia è invaso, il Regno d'Italia è invaso. Il regime fascista barcollava, capito? Il regime fascista ai primi di luglio del 43 barcollava il regime fascista, perché ormai pure le pietre avevano capito che la guerra non la si vinceva più, la guerra era ormai irrimediabilmente perduta. Primi di luglio del 43, per cui il 25 luglio del 43, la notte, 24 luglio e 25 luglio, la notte tra il 24 luglio e il 25 luglio del 1943 ci fu la seduta del Gran Consiglio del fascismo. Nel corso di tale seduta il povero Duce venne messo in minoranza. E giorno dopo gli mandò i carabinieri dal povero Duce che venne arrestato, capito? E il giorno dopo i giornali titolarono: il cavaliere Benito Mussolini,
ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del re. E poi vengono instaurate trattative segrete tra il Regno d'Italia e gli alleati, trattative segrete, molto segrete. E si arriva ad un accordo. Si cercò di tenerlo nascosto questo accordo. E uscì l'accordo. Uscì l'8 settembre 1943. Per cui l'8 settembre 1943 tutto il mondo venne a sapere che il Regno d'Italia aveva firmato l'armistizio con le truppe inglesi e americane, capito? Per cui l'Italia usciva dalla guerra. Beh, la radio diceva che la guerra continua, ma non diceva contro chi. La guerra continua, ma non era chiara la faccenda. Non era chiara per niente la faccenda. Non era chiara perché chi gestiva l'Italia a quel momento, Pietro Badoglio, insomma, il re Pietro Badoglio, insomma, l'elite di allora, temevano la reazione dell'alleato nazista, capito? L'alleato nazista. Perché con l'alleato nazista c'era poco da scherzare. E infatti ci fu la reazione. Perché la Wehrmacht scese in Italia e la occupò la Wehrmacht. Tutta la occupò la Wehrmacht. Intanto però il povero Duce, dopo un breve periodo di prigionia, il povero Duce era stato alleato, era stato liberato dai nazisti, e i nazisti l'avevano portato sul lago di Garda a Salò, e nacque la Repubblica Sociale Italiana. Era verso la fine del 43, insomma, il 43, in quel periodo io Serafino Massoni stavo con mamma e papà a Gorizia con mamma e papà. Io Serafino Massoni stavo con mamma e papà a Gorizia, e se non che a Gorizia le cose si mettevano tanto tanto male, e per cui verso la fine del 43 si era sparsa la voce a Gorizia che stavano per arrivare i titini, cioè i partigiani del maresciallo Tito, perché noi ormai avevamo perso tutto anche sul fronte della Jugoslavia, capito? I titini li chiamavamo così, io avevo 3 anni, c'avevo io. I titini prendevano gli italiani e li buttavano nelle foibe, gli italiani fascisti, però potevano fare pure qualche po' di confusione, magari nelle foibe ci buttavano pure qualche italiano non fascista. Allora mamma e papà decisero di lasciare Gorizia, per cui io, Serafino Massoni, nel 43 con mamma e papà da Gorizia ci spostammo a Venezia, e a Venezia io con mamma e papà ci sono rimasto un periodo del 43, 44 e 45, capito? Le cose io le conoscevo in tempo reale, anche se ero piccolino, in tempo reale. Perché sono nato nel febbraio del 1940. Beh, insomma, morale della favola. E che vogliamo fare adesso? Che vogliamo fare? Che al governo, a Palazzo Chigi, in Italia ci abbiamo Giorgia Meloni che stava con veniva fuori dal Movimento Sociale Italiano, che poi Gianfranco Fini fece la svolta dei Fiuggi. E che vogliamo fare? Io devo ricordare ciò che ha fatto il fascismo assieme al nazismo. La cosa più brutta che ha fatto il fascismo assieme al nazismo è la persecuzione degli ebrei.
è la persecuzione degli ebrei. Ma che gli avevano fatto gli ebrei a Mussolini? Ma che gli avevano fatto? Cosa gli avevano fatto gli ebrei a Mussolini? Ma perché si è messo contro gli ebrei? Le leggi razziali del 1938. Ma non ci si mette contro gli ebrei. Nessuno aveva detto a Benito Mussolini. Ma guarda, guarda Duce, che non puoi fare le leggi razziali contro gli ebrei. Perché anche Gesù era un ebreo. Il fondatore del cristianesimo è un ebreo. Poi abbiamo i 10 comandamenti di Mosè. Mosè era un ebreo. Possibile che nessuno le abbia dette queste cose al re, cioè al duce, eppure al re, perché anche il re le aveva controfirmate le leggi razziali. Beh, io qua mi fermo. 8 settembre 1943. Al povero duce quanto dovette soffrire l'8 settembre 1943, là, nella sua residenza di Salò, protetto dalla Wehrmacht e dalle SS. Con l'uccera, con tutte le disfatte, con l'Italia distrutta dai bombardamenti, quanto deve avere sofferto il povero Duce. C'era la guerra civile in corso, eh? C'era la guerra civile in corso. La guerra civile, sì. Va bene, cari amici, io qua mi fermo. Ricordatevi che questa è una lezione di storia. E ricordatevi che io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici. Per cui la storia la conosco meglio delle mie tasche, anche a filosofia. Poi dopo sono diventato preside di ruolo, sempre nei licei classici scientifici. Va bene, cari amici, è una lezione di storia questa. E io diciamo che i primi anni di guerra li ho visti in tempo reale, perché quando noi siamo entrati in guerra, mi pare il giugno del 1940, e io ero nato da poco, perché io ero nato nel febbraio del 1940, capito? E quando ci fu la notizia dell'armistizio, 8 settembre 1943, io stavo a Gorizia con mamma e papà e avevo 3 anni. Tutto in tempo reale, cari amici, tutto in tempo reale. A tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.